tutti i consiglieri comunali in carica presso il comune di Torre del Greco trasmettano la presente sfiducia nei confronti del sindaco dottor Giovanni Palumba. Premesso che, a causa dell'atteggiamento del signor sindaco, è venuto meno il rapporto fiduciario che deve necessariamente legare il sindaco ai consiglieri comunali, soprattutto la stima e la fiducia per il sindaco e i cittadini di Torre del Greco. Ieri abbiamo assistito all'ennesimo momento in cui l'interesse di alcuni rappresentanti dei cittadini ha prevalso su quello che è l'interesse collettivo, perché il sindaco ne esce non solo con ancora la fiducia, ma rafforzato nei numeri, perché trova strada facendo anche il consenso della consigliera Iacomino e della consigliera Stilo. Quest'ultima fino al 4 febbraio, l'ultimo consiglio comunale prima di questo della sfiducia, era pronta a ribadire ad ogni occasione che questa fosse un'esperienza fallimentare, così come lo è, ma che poi ha dato ancora più forza a questa esperienza politica. Dai giornali oggi apprendiamo che la motivazione possa essere ritrovata nel non voler dare una sponda al PD, e se questo fosse confermato sarebbe l'ennesima conferma che gli interessi di squadra sono superiori agli interessi collettivi. Ed in più ci sottolinea quello che stiamo dicendo da anni, che c'è un'altra forza politica, quella Dem, che pur non essendo fisicamente rappresentata in Consiglio Comunale nella prima parte di questa esperienza, ha avuto un ruolo con vicinanza e amicizia, che poi se vero dovesse essere quello che i rumors e le voci di palazzo dicono, non è stato poi in grado nemmeno di darci forza in questa azione di sfiducia che noi abbiamo portato avanti convinti, perché convinti sì, sin dalle prime battute di questa esperienza amministrativa, che questa città merita un percorso diverso. Purtroppo, come ormai si ripresenta più volte dall'inizio di questa amministrazione, ci ritroviamo soli ad essere coerenti su questo punto di vista, che questa città ha bisogno di una guida totalmente diversa e fuori da questi schemi, perché poi ieri si rafforza il sindaco, ma in realtà si sgretola tutto lo schema della politica torrese, che in questi anni ha visto un avvicendarsi di forze dalla sinistra alla destra, facendo sembrare il nostro sindaco quasi il famoso Paolo Roberto Cotechigno, mezzo destro e mezzo sinistro, sgretolando tutto l'arco temporale della politica. Andatevi a dimettere, Presidente, ma è la tua buona scelta. Contrari 15, favorevoli 10. Vatti a dimettere. Questo è rispondere anche un'altra persona. Amarone ci ha accompagnata. Sicuramente il momento ultras nei confronti della presidenza non è il momento migliore per esaltare le istituzioni. A volte il nostro sindaco dimentica di essere il primo cittadino e che quindi nei suoi comportamenti rappresenta l'intera città, e non penso che l'intera città sarebbe stata pronta a raccogliere dopo la vittoria un momento di onta alle istituzioni urlando contro il presidente dell'Assise: dimettiti. Poi sotto il profilo politico e del contenuto politico, la discussione di quale sia il comportamento migliore da oggi da parte del nostro presidente è un altro conto. Le modalità sono tutta altra cosa, e talvolta quando si è primi cittadini o rappresentanti cittadini come lo siamo tutti noi, la forma diventa sostanza.